Odissea, Odissea, ha ancora senso nel 2021 leggere o raccontare l'Odissea? Pensate che se non fosse stato scritto questo libro ormai 3000 anni fa, non sarebbero state nemmeno pensate moltissime delle opere che sono venute dopo. Beh, ad esempio la Divina Commedia, o Il Signore degli Anelli, Harry Potter, Percy Jackson, non sarebbe mai stato girato neanche Star Wars. Questa Odissea originalissima, istruttiva, educativa e soprattutto divertente. Fa bene solo assistere a questo spettacolo, oltre a tutti gli impulsi che vengono dati per un lavoro di classe. Quindi complimenti non solo alla squadra di Cicale Operosi, ma anche agli insegnanti che lo hanno proposto ai propri ragazzi. Ci sono tantissime opportunità qui dentro. Abbiamo l'acrostico. E viene fuori la seguente frase. Ovunque dovessi imbarcarti, stai sempre estremamente attento. Letteratura, la storia, la geografia. La Grecia è una penisola con tante isole attorno, il mare Ionio e il mare Egeo che fanno da contorno. Pupazzi che compaiono all'improvviso, fumetti in diretta, e mi soffermo solamente sulla carta d'identità di Ulisse e sull'immagine disegnata del cavallo di Troia. Giochi di parole, di musica, continui colpi di scena che veramente catturano dall'inizio alla fine lo spettatore. E consiglio quindi agli insegnanti, se ancora non l'hanno fatto, di proporre anche Dante viandante nella fossa sprofondante, in quanto mi sembra proprio la continuazione di questa Odissea, perché Dante parla di Ulisse nella Divina Commedia.